Qual è la particolarità di questo satellite? Ma, nasce da un progetto diciamo che abbiamo sviluppato con un'università americana, quindi è un progetto che ha un lato anche un risvolto accademico didattico, perché il satellite è stato costruito e progettato da degli studenti dell'Università Brown dello stato di Rhode Island, un'università prestigiosa americana. E inoltre abbiamo messo insieme delle aziende italiane, in particolare un'azienda di Como che ha sviluppato una tecnologia per il lancio, per la logistica spaziale, diciamo. Quindi una cosa particolare di questa missione è che di fatto utilizzerà un servizio di logistica spaziale, ovvero un lancio ritardato nel tempo, cioè il nostro satellite sarà messo in orbita a sua volta da un altro satellite. E quindi potrà essere, la orbita nostra potrà essere aggiustata in quota e eventualmente anche in inclinazione. Questa è una cosa che ci interessa sperimentare, perché si prevede per il futuro che appunto questo tipo di servizi di logistica spaziale avranno un grande sviluppo. E poi un'altra cosa particolare di questa missione è che è una missione essenzialmente a basso budget, con un tempo molto rapido di sviluppo. Da quando ci abbiamo pensato a quando volerà sono passati neanche un anno e mezzo, che nello spazio è una cosa molto particolare, soprattutto considerando i rallentamenti dovuti al Covid e ultimamente anche alla guerra. Quindi diciamo, l'interesse nostro è da, effettivamente di provare che con questi nuovi sviluppi dello spazio attuale, essenzialmente l'apertura ai privati, che sia da qualche anno, è diventato molto più accessibile e è possibile in poco tempo, con un budget limitato, effettivamente mandare un satellite in orbita e fargli fare il servizio che deve fare. Qual è il servizio che farà questo satellite? In questo caso, diciamo, a noi interessava più concentrarci sull'architettura, quindi non abbiamo previsto dei sensori molto sofisticati. Ci sono due telecamere fisheye che riprenderanno, si spera, una visione globale, quindi diciamo intera dell'intorno del satellite, e quindi sperabilmente con anche la Terra, insomma ci permetteranno di fare delle foto. Abbiamo poi sviluppato un protocollo che permette teoricamente a ogni radioamatore di ordinare al satellite di fare una foto e scaricarla in un tempo, volendo, successivo. Questo piccolo protocollo aperto appunto a tutti è un'altra delle cose che ci interessava provare. La nostra idea è che questa architettura, che ovviamente è sviluppata in maniera aperta, quindi è disponibile per tutti, in futuro chiunque la potrà riutilizzare, possa contribuire allo sviluppo dell'accesso allo spazio da parte di altri gruppi di ricerca. Lei lavora al CNR, come è nata questa collaborazione tra il CNR e la Brown University? Un'azienda di qui mi aveva commissionato uno studio di fattibilità alcuni anni fa, riguardava l'utilizzo di questi particolari satelliti che vengono chiamati CubeSat, essenzialmente una tecnologia abbastanza recente di un'architettura satellitare particolare, per vedere se era possibile con i CubeSat appunto realizzare una certa applicazione di telecomunicazioni. Svolgendo questo studio di fattibilità avevo sviluppato alcuni contatti e da questi contatti è nata l'idea di proseguire autonomamente per questo progetto che appunto mercoledì prossimo dovrebbe andare a battesimo, insomma, nello spazio.